Ragazzi, ragazze, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Rainbow Six Siege. Oggi ho una buona notizia per voi, nel senso che probabilmente, se riesco, oggi registrerò 2, 3, 4, 5 video di Rainbow Six, perché io il 14 febbraio parto, vado per l'America e starò fuori 10 giorni. Quindi cercherò di portarvi più video di Rainbow Six Siege più possibile. Quindi subito un bel pollicione in su, grazie mille a tutti i commenti di supporto, veramente grazie, quindi se volete lasciare un commentino lo apprezzo tantissimo. Andiamocene direttamente su Rainbow Six Siege, facciamo la nostra fase di ban, ci mutiamo il microfono e poi torno subito da voi. Allora, una cosa, se esce Covo io posso... Oddio, che poi non è vero, perché stavo dicendo se esce Covo posso impazzire. Alla fine è meno peggio, raga. Guardate, in realtà mi piacciono tutte le mappe che sono uscite, tutte. Che hanno bannato Clubhouse, grattacielo. Esce Covo. Allora, ci dovremmo essere. Magnesi in posizione. Ci dovremmo essere. Vabbè, cioè, questo facciamo così. Uso un magnet. Allora, ragazzi, ci stanno diversi problemi in questa partita. Oltre che uno è fermo, oltre che non abbiamo chiuso praticamente una barricata, e non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Stanno un po' tutti fermi. Ce può sta, eh. Ce può sta, eh. Però sapete che non è che io sono... Non è che sono così bravo. Quella, se non erro, implode malissimo. Se non erro. E non credo che sia una grandissima idea stare qui. Ok. Allora, per il momento qua non vedo nessuno. Ma secondo me non c'è neanche nessuno qua. Raga, scusate, ma ripeto, io cerco di impegnarmi il più possibile, ma... Ok. Devo capire dove stanno, più che altro, proprio per dare proprio una mano ai miei. Questo che cazzo si sta a guardare? Ah, stanno qua. Stanno qua. Cippettini, cippettoni. Tutti qua stanno. Si, guarda in aria. Vedi un po' che succede. Vedete. Guarda in aria. Vedi un attimo che succede. Io cerco di dare il massimo supporto al mio team pingandoli, regà, eh. Perché tanto... Esatto. Vai, vai, vai. Te lo pingo a ripetizione, porco. Due, porco. Cortile è attivo. Aspetta, però. C'è pure uno qua. Ci vedo io a proteggere tutti. C'è anche Sei uno stato qua. Scoperto. No, peccato per me. Peccato per me, peccato, peccato per me. Forse ho sbagliato, probabilmente sì. Ho sbagliato a riuscire, no? Ci può stare in realtà, eh. Non è che non ci sta, ci sta, per carità. Potevo giocare meglio? Sì. Potevo mirare meglio? Sì. Decisamente. Un operatore alleato rimasto. Questo è rimasto, cioè, è uno dei top 5 rimasti, secondo me, questo qua, eh. Io lo voglio dire. La squadra d'attacco ha piazzato un disinnescatore vicino a una bomba. Distruggetelo. Allora, veramente, il problema più grande qua è che rimangono tutti fermi all'inizio, ragazzi. Cioè, io non so che minchia di problema c'hanno, ma incominciano a muoversi sempre tardi. Non sto capendo veramente sta lobby che mi è capitata. Boh, adesso si sono mossi, ok, ma io sono stato tipo, boh, 5 secondi che stavano tutti fermi. Tipo se ci avessero qualcosa da fare. Non so cosa, però qualcosa c'avevano sicuramente da fare. Mo ripeto perché... Ah, ho capito qua dove siamo. Siamo a 5 secondi. Può aver sicuramente senso. Posizione bomba sicura. Esce, dato che tu hai capito che io sto qua. Io faccio di questo. Anche di questo qua. Secondo me ci sta. Non è orribile, dai, ci può stare. Dobbiamo capire sempre, però. Vedi, c'è gente ferma, raga. Non è che ve sto prendendo in giro, eh. Me sto muove pure troppo. Preparo una carica riso. Ok, sicuramente stanno qua. Sorpresina pronta.
Sì, ma devi stare zitto e non devi parlare. Ho abbassato comunque di 3 gradi la sensibilità, ragazzi, eh. Vedi? La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Cambio caricatore. Io sono morto, sicuramente, 100%. Sono sicuramente morto. Lancio una razor bloom. Già. Ma mi sa che c'è una battuta, beh. Sta qua. Ok. Ti hanno scoperto. Oh, mannaggia quel grandissimo. Ok. Ma io non capisco la partita, ragazzi. Perché mi ha matchato con queste persone? Davvero, raga, io non capisco perché mi ha matchato con queste persone. Porca di quella miseria, oh. Un operatore alleato rimasto. Bellissimo, raga, è una tragedia. Sta partita è una tragedia. Io sto zitto, beh, sto cercando di concentrarmi per lui. Peccato. Vabbè, ci sta. Sta giocando molto bene lui, eh. Gli posso dare una mano in qualche maniera? Non 15 credo. Secondi. 15 secondi, sì, non, se non innesca hai vinto, eh. Mancano 10 secondi. Il turnino. Ancora 5 secondi. No, mannaggia la miseria, oh. Ah, vabbè, ma comunque mi hanno messo col chip e chop in squadra, raga. Possibile che non l'hai sentito? Eppure sto gioco fa... Io personalmente non l'ho sentito, ma perché c'era la musica, perché c'era tutto quanto. Ma ad esempio, ma non si può togliere la musica quando mancano gli ultimi 10 secondi che ti dà tutta quella roba là? Possibile che non si può togliere? Però vi ripeto, raga, ovviamente stiamo in difesa. Questi ci hanno massacrato. E non mi sento proprio che è colpa mia sta partita. Potrei giocare meglio. Perché potrei giocare meglio. Però tu i pinghi non ti vengono a dare supporto. Cioè non fanno niente. Ok, 10 secondi. Ma noi lasciamo così. Mettiamo questa qua. Scudo piazzato. La squadra d'attacco ha trovato una. Mettiamo bomba. Questa qua. All'azione nemica. Mettiamo questa così. Preparo una carica riso. Ripeto, c'è gente che sta ferma, eh. Voi non li vedete, ma stanno fermi, ragazzi. Bello questo, l'ha messo là per chissà per quale motivazione ancestrale. Lancio una risa team. Allora. Tipo qua da ste parti. Che fanno troppo rumore sti cazzo de operatori. Cacci loro. Ok. Mi sento che stanno qua fuori, eh. Ok. O mi faccio gli affari miei e me ne sto un attimo qua. Come stanno qua dietro? Ho capito dove l'ha preso. Ok. Ok. Può aver senso. Può avere senso. Ok, quindi qua e qua, ok. No, ma l'importante è che giocano, raga. Veramente? Quindi qua no. Dove ha pingato? A 3. Dove ha pingato fino adesso? Noto in posizione.
Basta che non entrano dentro e non innescano, regà, perché... Se entrano dentro e innescano... Sono cazzi. Io per il momento non mi muovo. Siamo comunque 5 contro 2. Ok. Ok. Pure entrato. Ricarico. Guarda che sta innescando, zi. La squadra d'attacco attiva il disinnescatore, va distrutto. Disinnescatore trovato. Proteggete le bombe. Disattivate il disinnescatore. Attio, non ho capito. Nemico rimasto. Okay. Ricarica! Vai, disinnesco. Pensa che l'avevo tipo abbattuto io. Sto abbastanza sicuro, sapete? Sto abbastanza sicuro. Che mi sa che l'avevo abbattuto io. Non convinto 100%, però quando ho sparato in mezzo la nebbia probabilmente l'ho preso. Mamma mia, ragazzi. Ve giuro, mamma mia, ragazzi. Cioè, sto in squadra con i top 4 rimasti, raga. Cioè, è così. Non mi dite di no. Non so voi che cosa ne pensiate, ma... Veramente, questi è una roba incredibile, raga. Una roba incredibile. Non so neanche che cosa prendermi, in realtà. Che ci può essere di buono qui? Non lo so. Perché comunque c'era lei, che non è male. Proviamo lei, dai. Ok, 5 secondi. Purtroppo, a mio avviso, è davvero difficile poter recuperare sta partita, raga, perché i torni... Oddio, anche è vero che avete detto che forse questa è veramente la mappa che in difesa è un pochino più difficile. Cerco di ricordarmi i vostri commenti, ma... Insomma, non è che mi posso ricordare proprio tutto. Anche perché... Non ho capito se quello era uno o se era il drone di quella. No, secondo me erano i due droni. Vi dico la verità. Sapete che c'è? Che secondo me ha senso una roba del genere. Così non esce. Poi ditemi se faccio cose fatte bene o faccio cose faccio male, eh. Ok, che secondo me... Penso davvero di aver capito l'utilizzo anche di lei. Stiamo andando tutti insieme, come dei fantastici amici, però. Ok, qua o vinciamo o moriamo tutti. E voi sentite la mia? Secondo me schiattiamo proprio tutti. Facciamo un bel muro in cartone. Ok. Aspetta un attimo, sto per fare una cazzata. Aspettate un attimo, ragazzi, ci abbiamo i droni. Ok. Ma chi cazzo è? Ah, è qualcuno con la cosa, probabilmente. Ok. Ok, pensavo che... purtroppo siamo 3 contro 2, ma... Qui ci vuole un po' di coraggio. Un solo difensore rimasto. Ottimo. Rimangono 15 secondi. Ah. 10 secondi. Che miseria. Più bravo di me, ovviamente. Rimangono 5 Questo secondi. Questo che
vabbè. Ma pazzo, raga, pazzo, raga, pazzo. Ragazzi, pazzo. Allora, dico che, ok, lui è stato più bravo e va bene, però i miei proprio no. Ma se tu sai che noi stiamo sparando da quella parte, te l'ho anche pingato, ma incomincia a innescare così magari lui si muove, no? Vabbè, fa niente, dai. Speriamo di finire il prima possibile sta partita. Raga, quando è così è un po' frustrante, no? Perché anche perché tu devi giocare, come vi posso dire, male, tra virgolette. Ah, vedi, c'avevo anche il fucile a pompa su di lei, che potevo fare i buchi sulle pareti, mannaggia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, non abbiamo neanche trovato dove stanno i nemici, per farvi capire, ma va bene così, no? Io non l'ho trovato, non so dove stanno le telecamere qua, raga. A me proprio non sono pervenute mai. Ricarico! Sì, urla, urla. Vedrai che sicuramente... Che fanno questi? Tutti con l'operatore. Raga, io provo ad andare appresso a loro. Cioè, non penso che sia una cosa sbagliata da fare, no? Cioè, sti cavoli. Hai trovato una bomba. Ok. Oh, stiamo provando. Proviamoci fino alla fine. Che vedevo di... Ok. Quello via. Stiamo innescando? Disinnescatore online e attivo. Giusto? Mi sembra la cosa più giusta da fare, no? Vabbè, però io comunque questo l'ho colpito. Mo fate come vi pare. Ma pensa, loro si sono cominciati a scavalcare. Ok. Ci sta. Beh, non è che posso dire che è stata brutta. Minchia, è stata bellissima. Io però l'avevo colpito. Non punto mai alla testa, quindi praticamente dovrei sempre puntare un pochino più su. Però ci sta. Però ci può stare, dai. Però ci sta. Dai, perfetto. Dovete trovare... Non ci credo, ma ci spero. Ho cambiato mirino, tra l'altro, ragazzi. Ho messo questo qua, che magari ci posso giocare un pochino meglio. Non lo so, perché prima c'avevo l'1.5, adesso c'ho il 2. Ok. Troppo più forte. Ah, ci è piaciuta prima e la riutilizziamo. Stessa cosa di prima. Ok. Giustamente, squadra che si vince, non si cambia. Ma vorrei capire, no? Oh, ok. Ok, quindi ci dovrebbe essere un modo per... Ok, sbagliatissimo. Come entriamo? Che ci sta uno? Sto ricaricando. Granata lanciata. Però c'ero, porca puttana, Gli avevo tirato la granata in testa. Sì. E no. Pensavo che potessero cioè mi potevano coprire un pochettino di più. Magari, sai, con la mia morte si portavano a casa un altro. E andava bene. Ma quello come ha fatto a non ucciderlo? Cosa mia, Cioè, non ho capito come... Quello sulle scale, come ha fatto a non morire? Perché non gliel'ho fatta. Peccato però, Mi sento sempre un pochino in colpa, che potevo sempre fare un po' di più. Là dovevamo entrare, raga. Ma aspettavo che entrassero pure loro. Perché ho capito che gioca troppo... Troppo stretto non conviene. Magari essere un pochino più aggressivo è quello che ti porta un pochettino di più a poter scardinare, no? Però prendi due rischi, ovviamente. Perché loro, vedi, stanno a giocare bene, loro tre. In realtà loro due, perché... Cioè, Mohamed è stato andato in culo ai monti. Vedi questo qua. Minchia, c'abbiamo uno che c'ha tipo uno di vita.
Non so che giro stanno facendo, ragazzi. Non mi chiedete che giro stanno facendo. Si stanno radunando, è ok. Peccato però sta partita, Veramente peccato, peccato sta partita. Raga, ma voi state a fare un giro che non ha senso, secondo me. Cioè, da quello che so, è lontanissima la cosa, no? Disinnescatore. Operatore alleato rimasto. Tutta sta roba per fa che? Bello. Ah, no, non è un C4. Ok. No, ma è normale, dai. Ci sta, più che legittimo. Ma non li vedo. No, raga, ma non hanno. Raga, io ve lo dico, non è cattiveria. Ma in questa partita hanno dei problemi, raga, veramente grandi. Cioè, io posso essere scarso, ma c'è chi mi fotte, raga, eh. Cioè, comunque chi mi fotte. Però la partita non è stata brutta, vi dico la verità. Potevo giocare meglio? Assolutamente sì, però abbiamo imparato alcune cose. Vi voglio bene, al prossimo appuntamento del vostro C89. Ciao ciao.